Salve a tutti amici di MarcosBox e benvenuti in questa nuova video recensione con le applicazioni consigliate da MarcosBox per i vostri tablet e smartphone Android. Quest'oggi andremo a un'applicazione chiamata Le mie spese, tramite la quale è possibile tenere sotto controllo il nostro budget quotidiano, segnandoci tutte quante le nostre entrate e tutte quante le nostre spese. L'applicazione in questione si chiama Le mie spese e la trovate sia sul Play Store di Google che su Amazon App Shop. Esistono due varianti di questa applicazione: Le mie spese normale e Le mie spese Contrib. La differenza tra Le mie spese Contrib e Le mie spese normale risiede soltanto nel fatto che la versione con contributo ha in più la possibilità di gestire un numero limitato di conti. La versione invece normale, quella standard, quella gratuita, praticamente ne gestisce fino a 5 di conti a 3 di piani. Quindi regolatevi voi se volete, se avete necessità soltanto di mantenere un semplice conto, se volete prendere gestirne più di uno. Io ho acquistato la versione Contrib, il costo di 2,38 euro attualmente, poi ogni tanto viene messo in offerta e cose del genere. Tra parentesi, è apparsa anche su Amazon App Shop la chiave gratuita qualche tempo fa, quindi se utilizzate l'Amazon App Shop e lo seguite, prima o poi rispunterà di sicuro, perché l'Amazon App Shop fa così, vi ripropone sempre gli stessi programmi a rotazione. Io comunque ho acquistato la versione quella a pagamento perché non perché avessi la necessità di gestire più di 5 conti, ma perché ho apprezzato l'applicazione, ho apprezzato il fatto che l'applicazione è open source, potete leggere qui sopra, e quindi ho preferito dare un contributo allo sviluppatore di questa fantastica applicazione. Lo sviluppatore che fra l'altro risponde anche subito alle richieste, eventuali segnalazioni di bug e quant'altro, quindi è anche uno sviluppatore molto attivo. L'applicazione è anche mantenuta attiva e quindi se riceverete aggiornamenti, diciamo, frequenti, non è una di quelle applicazioni che viene fatto una versione all'anno. Vediamo che cosa può fare Le mie spese. Allora, come potete leggere, è possibile tenere traccia delle spese e dei redditi, gestire direttamente tutto dal nostro smartphone o tablet, esportarli in un programma di finanza desktop come Grisby, GNU Cash, Quicken o MS Money, fino a 5 conti con trasferimenti, perché come vi dicevo la versione gratuita questo fa, modelli e scadenze per le transazioni future ripetute, raggruppamento per giorno, settimana, mese, anno, visualizzazione delle somme di gruppo, due livelli di categorie, calcolatrice integrata, è possibile esportare nei formati QIF e CSV, CSV è utilizzabile da Microsoft Excel, è possibile caricare i file esportati via FTP, email, Dropbox, Google Drive e quant'altro, è possibile importare da QIF, è possibile inserire una password di protezione, è possibile effettuare i backup e revisione dei dati e ha anche la possibilità molto interessante, ad esempio, di quella di generare un file PDF da stampare poi come meglio ci aggrada, quindi possiamo poi stamparlo e avere un cartaceo di tutto quello che abbiamo fatto. Andiamo a vedere l'applicazione. Eccola qui. E andiamo a fare un caso che ho messo nel mio conto personale. Eccolo qua. Nel campo etichetta andiamo a dare nome, ad esempio, provola, descrizione, conto di prova. Potete ovviamente mettere quello che volete. Queste sono tutte cose vostre. Qui è possibile impostare il saldo iniziale, che può essere sia positivo che negativo. Che ne so, partiamo con un conto con 50 euro. Qui è possibile selezionare la valuta, visto che siamo in Italia, abbiamo l'euro. Qui è possibile specificare se è un conto di cassa, se è un conto bancario, se vogliamo gestire il conto della carta di credito, se vogliamo gestire un patrimonio, un conto di responsabilità, insomma, quello che volete. E qui è possibile impostare il colore, insomma, rosso. Salviamo, questo è il conto di provola,
Come potete vedere, abbiamo 50 euro di saldo iniziale. Andiamo a, per esempio, ad aggiungere qualche voce. Clicchiamo sul tasto più e qui possiamo andare a specificare la data dell'operazione. Se pigiate sul tastino, in automatico vi viene aggiunta la data dell'ora di quel momento. Quindi, se avete l'abitudine di inserire subito quello che spendete, lui in automatico vi mette già data e ora. Nel campo beneficiario è possibile specificare a chi abbiamo dato i soldi. Allora, beneficiario, per esempio, ho comprato della pizza alla pizzeria, beneficiario il forno, poi andatevi voi a fare i vari archivi di beneficiari. Ho sprecato 5 euro che ho comprato un chilo di pizza al pomodoro, la pizza era buona, le note, se volete aggiungere delle note. Fra parentesi, la pizza del forno vicino a casa mia è davvero buona. Giorgio, vi faccio pubblicità gratuita. Se volete qualche pizza ancora migliore a Foggia, potete fare un salto dalla pizzeria Pantaleo, che è mia cugina. Vi ho fatto pubblicità gratuita. Qui possiamo andare a inserire la categoria. È un cibo, quindi alimentazione. Andiamo qua. Oh, panetteria. Salviamo l'operazione. Ecco fatto, abbiamo sprecato 5 euro. Cliccando da sopra la voce è possibile avere i dettagli. Abbiamo sprecato 5 euro, abbiamo in panetteria, il beneficiario del forno con le note e tutto il resto. Aggiungiamo ad esempio un'altra voce. Abbiamo per esempio incassato lo stipendio, forse non di questi tempi. Allora, San Paganino ci ha pagato. Quando ci ha pagato, mettiamo l'operazione positiva, 1000 euro, proprio fantascienza, aggiungiamo le note, sono già finiti i soldi. No, cazzate così. Categoria, anche in questo caso andiamo a mettere categoria, per esempio, e andiamo a mettere la voce stipendio, retribuzione netta. Salviamo. In questo caso, come potete vedere sopra, abbiamo subito il dettaglio di quanto abbiamo effettivamente. Abbiamo 1045, perché avevamo 50 euro all'inizio, ne abbiamo sprecati 5 e poi abbiamo aggiunto 1000 euro che è lo stipendio. Che cosa possiamo fare più? Se per esempio andiamo a inserire una voce che è già stata inserita, vi faccio vedere che cosa accade. Per esempio, abbiamo comprato un'altra volta la pizza, mettiamo forno. Ecco che appare la finestra di pop-up e ci chiede se vogliamo completare in automatico l'operazione. Gli diciamo di sì e lui in automatico ci mette la spesa che noi siamo andati a fare. Perché se per esempio noi abbiamo diverse operazioni che facciamo sempre da una stessa persona, che so, comprare il giornale, dico, andare sempre al forno e compagnia bella, e lui in automatico, basta mettiamo una di queste categorie, per esempio mettiamo il beneficiario il forno, lui riconosce, ma vuole inserire per caso quella voce lì? Se gli diciamo di sì, lui ci in automatico, quindi abbiamo risparmiato tempo anche a digitare. Cliccando la lente di ingrandimento è possibile poi filtrare per categoria, somma, note, beneficiario pagatore. Ad esempio categoria, facciamo alimentazione, panetteria. Ecco qui, e ci vengono mostrate soltanto le voci del forno. Togliamo il filtro. Somma, è possibile specificare se è una spesa o se è un'entrata, quindi è possibile cercare per spese e per entrate. È possibile specificare uguale a, maggiore di, minore di o tra, comprese. È possibile filtrare anche per nota e anche per beneficiario pagatore. Clicchiamo sui puntini in basso a destra. Vediamo quali sono le opzioni. Esportare. Qui è possibile esportare nel formato QIF oppure CSV. Distribuzione. Qui ci viene fatta una visualizzazione raggruppata delle spese, quindi per una lettura migliore. Possibile raggruppare per giorno, per mese, per anno. Qui è possibile aggiungere dei filtri per meglio vedere un po' le spese, per meglio dividerle. Stampare, viene creato il PDF, come potete vedere,
Vediamo se si apre. Ok, aggiornamento di Google Drive. Ecco qui, come potete vedere, il PDF ci va a elencare le spese. C'è anche il dettaglio con colori differenti, così se avete una stampa di colori, avete subito il dettaglio visivo. Impostazioni. Andiamo a vedere le impostazioni. Allora, come vi ho detto all'inizio, ci sono varie categorie, vari beneficiari, vari modi di pagamento. Queste categorie non sono però fisse, possiamo anche andare a specificarne alcune. Cliccando qui è possibile aggiungere una categoria. Quindi, se avete una categoria che non è presente in queste qui già predisposte, potete andare a indicare, quindi ve la ritroverete. Stessa cosa per i beneficiari o i metodi di calendario di pianificazione. È possibile specificare un calendario in cui sono memorizzate le scadenze per le transazioni future ripetute, quindi se andiamo a mettere delle transazioni che si devono ripetere, quando non vi pigio da sopra, se poi mi escono di tutti i miei calendari configurati sul computer, quindi per privacy, qui è possibile cambiare i colori, che è quello chiaro, tanto non super AMOLED, quindi spagna batteria. Qui è possibile aumentare la dimensione del carattere. Un'altra cosa, non so se avete notato prima quando sono andato a specificare le varie categorie, nera, cioè nel senso quando sono andato a inserire le voci e poi ho pigiato su categorie, le voci non erano in ordine alfabetico, ma erano state disposte per criterio di frequenza. Preimpostato, il programma imposta tutto per criterio di frequenza, quindi le categorie che utilizzate maggiormente appariranno in alto, quelle invece che non utilizzate mai appariranno in basso. Quindi, per facilitarvi l'immissione delle voci, se non vi piace questa cosa, ma volete un'organizzazione alfabetica, togliete il segno di spunta qui. Qui è possibile raggruppare i conti per tipo, per valuta, cambiare l'interfaccia, le operazioni di riempimento e poi imputazione qui QIF, la cartella di operazioni specificata all'interno del nostro smartphone, caricare i file da qualche parte in FTP. Qui è possibile fare un backup del database delle preferenze su schede SD, quindi supporta anche le schede SD, ripristinare un file di backup, ripristinare le impostazioni di quelle predefinite e poi vabbè, le poi ci sono naturalmente ci sono funzionalità avanzate come per esempio i modelli di cadenza che noi possiamo andare a inserire per quanto riguarda diciamo, allora, facciamo un esempio titolo, questo c'è un errore di traduzione che ne so che cosa avevamo detto scadenze mettiamo una scadenza scadenza canone Rai, beneficiario Rai, la somma 100 e qualche cosa, non mi ricordo quando cavolo è. Note, mettiamo delle note, viva la Rai, categoria, anche in questo caso poi possiamo andare a mettere la categoria, ovviamente qui non troverò, mettiamo tasse, aste, e a creare una scadenza. E quindi possiamo creare un calendario dedicato oppure utilizzare uno già esistente e quindi che ne so, creiamo un calendario nuovo e ci verrà aperto. È possibile impostare una scadenza, quindi oggi quant'è? Modificarla sul nostro calendario, modificare a che ora e tutto il resto. Insomma, qui potete anche inserire delle voci sul calendario e quindi compilare in automatico, quindi per scadenze, eccetera, eccetera. Scadenza automatica, scadenza manuale, eccetera, eccetera. Quindi vengono inserite e come potete vedere c'è la scadenza che viene inserita che verrà inserita in automatico all'interno del software. Come vi dicevo, l'applicazione è davvero ben fatta, semplice, intuitiva. Se avete più conti,
Qui potete vedere anche un dettaglio con tutti quanti i conti. Beh, a me piace come applicazione. Vi fa anche vedete, la somma dei vari conti e cose del genere. Se siete intenzionati, vi suggerisco appunto di acquistare la versione contributo per poter supportare lo sviluppo di questa applicazione che davvero merita. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità, ci vediamo con la prossima video recensione, mannaggia me,